Siamo a Verona con Marcello Massimiliano Apollonio. Marcello Apollonio, questo Vin Italy come sta andando? Bene, è una manifestazione sempre importante, ha sempre il suo seguito, molto interessante e poi una vetrina, un'ottima vetrina per i vini italiani nel mondo. Avete qualcosa da presentare di nuovo quest'anno? Sì, presentiamo le nuove anteprime delle annate e poi la nuova veste grafica che abbiamo reimpostato e presentato e abbiamo aspettato il Vin Italy per presentarlo al pubblico. Massimiliano, invece il premio? E il premio è un omaggio alla tradizione salentina e alla tradizione pugliese, visto che ormai siamo arrivati alla 14ª edizione, ogni anno premiamo un'eccellenza pugliese, grazie al nostro direttore artistico Neri Marco Re, spesso affiancato da quei pazzi di Radio 2 Social Club, Luca Barbarossa. E ogni anno premiamo queste eccellenze pugliese e quest'anno abbiamo deciso di svelare il premiato di quest'anno al Vin Italy, proprio perché è davvero un personaggio importante. Lei si definisce una contadina salentina, anche se lei è inglese, ma è salentina al 100%, adozione, ha avuto la cittadinanza onoraria, parliamo di Helen Mirrer. E stasera? Stasera invece Neri con Pacifico ci allieterà e tra l'altro ceneremo con questi, oltre che col vino Apollonio ovviamente, ma anche con del cibo pugliese che il nostro chef ci ha gentilmente omaggiato. In più ci saranno varie sorprese alla fine, però che se le dico tutte adesso. Tra l'altro già è un inedito quello di presentare in anteprima la premiata, perché normalmente è un segreto da custodire generosamente. Però insomma, per Italia a tavola facciamo, dai. Grazie.